Annalisa Minetti commossa tale e quale show, cammino da sola. Tale e quale show, Annalisa Minetti felice di camminare da sola. È riuscita a stupire il pubblico e lasciare tutti senza parole anche stasera, venerdì 13 ottobre 2017, Annalisa Minetti a tale e quale show, dopo le tre puntate precedenti. Dopo le straordinarie imitazioni di Anastacia, Celine Dion e Chiara Gagliazzo, oggi a tale e quale show Annalisa Minetti ha imitato la grande LP, che Carlo Conti si è detto felice di aver ospitato al Festival di Sanremo. E alla fine dell'imitazione, al momento dei commenti da parte della giuria, come sempre composta da Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica, la Minetti ha affermato, visibilmente emozionata e felice: posso dire qual è la cosa che stasera mi ha reso davvero orgogliosa di me stessa? È aver finalmente camminato da sola. A differenza delle altre puntate, infatti, una delle quali l'ha vista vincitrice, la cantante è infatti uscita dall'ascensore e sceso le scale per arrivare sul palco completamente sola, senza nessun aiuto. Nelle prime tre puntate, invece, al momento del suo ingresso in studio, il regista ha fatto delle inquadrature generali della giuria e della platea, per permettere ad un accompagnatore di aiutare Annalisa a raggiungere il punto del palco dell'esibizione. Annalisa Minetti a tale e quale show felice di aver camminato da sola. Inevitabili gli applausi del pubblico presente nello studio Nomentano 5 della Derin Roma, dopo l'annuncio di Annalisa Minetti a tale e quale show stasera, già molto applaudita per la sua ennesima bellissima imitazione. Simpatico siparietto, prima di entrare in studio, con Laurelli, l'imitatrice ancora una volta è infatti inciampata in alcune gaffe, precisando però: devo stare attenta a come parlo altrimenti poi dicono che non so esprimermi bene, visto che nelle puntate precedenti, per spiegare alla Minetti come imitare i personaggi da lei interpretati, le ha detto più volte: guarda e vedi. Insomma, una bella soddisfazione anche stasera per Annalisa Minetti a tale e quale show, con la sua imitazione di LP. Vedremo quale personaggio dovrà interpretare la settimana prossima, in occasione della quinta puntata del fortunato programma condotto da Carlo Conti, che tornerà puntuale su Rai 1 venerdì 20 ottobre. Dopo Annalisa a calcare il palco dello show stasera è stato Claudio Lippi nei panni di Toto Cutugno, reduce dalla sua esilarante imitazione di Amanda Lear, e prontissimo per iniziare la sua esperienza a Domenica Inn, dove lo vedremo da dopodomani accanto a Cristina Parodi, Benedetta Parodi, Adriano Panatta e Leonardo Fiaschi.